un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio accanto al chiostro del convento dei frati minori cappuccini. Oggi qui con il nostro libro delle testimonianze, proprio perché vogliamo raccontarvi le testimonianze che voi ci inviate a questo indirizzo di mail che vedete in sovraimpressione. Oggi qui per raccontarvi la testimonianza di due sorelle che ci tengono a raccontare quello che accadde proprio qui al papà, Domenico Sbraccia, e ci raccontano la sua storia argia ed ensa, Sbraccia da Teramo. Domenico, classe 1913, devotissimo di Padre Pio, l'ha conosciuto negli anni 50, quando venne proprio qui perché gli avevano diagnosticato un'angina pectoris, ma Padre Pio, racconta argia ed ensa, guardandolo gli disse: "Tu non hai niente, vai via". Ma il vero miracolo, raccontano le due sorelle, che si verificò proprio il 25 dicembre del 2005. Nostro padre fu ricoverato il 19 dicembre per un'occlusione intestinale, operato d'urgenza, gli venne diagnosticato un tumore. Il giorno di Natale del 2005 fu dimesso con una prospettiva di vita di circa 3-4 giorni. Non c'era più nulla da fare. Noi figlie, col cuore a pezzi, disperate, portammo in macchina le sue cose, sistemammo tutto nel portabagagli, completamente vuoto, la sedia che avevamo usato per l'assistenza durante il ricovero, e su questa andammo ad appoggiare la cartella clinica che era di colore bianco. Una dovizia di particolari perché ci aiuteranno a capire quello che è accaduto. Salimmo in camera e quando tornammo in macchina con nostro padre, vedemmo sulla cartella clinica bianca che era appoggiato un santino di Padre Pio, nuovissimo, che non solo non avevamo mai visto prima, ma che mai avevamo avuto. Da sottolineare che la macchina era stata anche ripulita pochi giorni prima da una ditta specializzata perché si era rotta all'interno una damigiana piena d'olio. Da quel giorno di Natale nostro padre visse fino al 29 luglio del 2008, quando morì all'età di 95 anni. Un altro episodio, raccontano le due sorelle, è accaduto il giorno di Pasquetta del 2000, quando giunsero qui a San Giovanni Rotondo col papà, da Teramo con la macchina proprio per prendere il treno nella stazione di Giulianova dopo la visita al santuario. Sono scese dal treno, era circa mezzanotte quando rientrarono, hanno recuperato la macchina alla stazione di Giulianova e quindi ci accorgemmo di avere però una gomma forata. Vista l'ora tarda, mio padre decise, nonostante l'auto procedesse a stento, di continuare il tragitto per circa 25 km fino a casa, a Teramo. Il mattino seguente, nostro padre, dopo aver portato la macchina dal gommista, apprese che le gomme erano perfettamente integre. "Noi siamo veramente onorate", scrivono Argia ed Ensa, Sbraccia, "di avere ereditato da nostro padre questa grande devozione speciale per Padre Pio, al quale", scrivono, "indegnamente ci rivolgiamo tutt'oggi e di poter così trasmettere a tutti voi la nostra testimonianza. Non perdete la speranza."